Consigliere D'Incecco, anche a Pescara la manifestazione organizzata dalla Lega per contestare le misure del governo Conte. Sì, questo è intanto un bel giorno perché festeggiamo la Repubblica Italiana, che in questi mesi purtroppo è stata un po' trattata male da questo governo, perché oggettivamente siamo tutti consapevoli che il lockdown o la chiusura generale del nostro sistema sta creando notevoli problemi alle categorie produttive, non solo alle tante famiglie italiane, tanti sindaci, tanti amministratori, tanti comuni che si trovano in difficoltà. Oggi siamo qui pacificamente e soprattutto in una maniera, credo, abbastanza equilibrata e distanziata per dimostrare, per dire a questo governo che ora è il caso di iniziare a fare sul serio, perché la vera crisi, quella economica, inizia ad arrivare adesso e nei prossimi mesi sarà determinante operare concretamente con azioni concrete, quelle che fino ad ora non ci sono state, per cercare di rimetterci in carreggiata. Sono diversi esponenti anche di Fratelli d'Italia, ma non di Forza Italia. Ma io ho visto tanti amici questa mattina, quindi anche di Fratelli d'Italia, quindi penso che sia anche il passo e l'idea della comunicazione che stiamo lavorando insieme per costruire un'alternativa, un percorso nuovo di gestione di questo paese e anche di rapporti all'interno dell'Unione Europea. Il tutto passa attraverso una coalizione che sia in qualche modo a traino Lega, questo mi pare evidente. Ci aspettavamo di più dall'Europa e anche qualcosa in più dal punto di vista del rapporto di questo governo con l'Europa. Fino ad oggi invece concretamente non abbiamo visto nulla, si parla di tante sigle in inglese ma non abbiamo oggettivamente la visione di questa Europa che dovrebbe invece in questa fase potenziare, lavorare sulla liquidità, sul trasferimento di denaro agli stati, perché in questo momento le aziende e le imprese comuni hanno bisogno di soldi liquidi veri.